Benvenuti! Oggi ho un unboxing speciale per voi, ovvero delle Universal Clip Lens della Ducati. Non so, mi piacerebbe iniziare una rubrica di unboxing di roba particolare, di marche strane. Iniziamo con questa. In particolare, già che ci siamo, possiamo parlare un pochino di clip lens da usare col vostro cellulare, perché sono davvero utili. In particolare io normalmente uso questa clip lens della... Non mi ricordo il nome, vi lascio il link in descrizione. E la uso spesso quando faccio live su Instagram o per fare proprio le storie di Instagram. Ottima. E un'altra ottima alternativa sono le lenti Moment, che arrivano anche con la cover predefinita e tu ci puoi semplicemente avvitare la lente, avere sempre la cover sul telefono, così fai questo movimento molto veloce. Però veniamo alle nostre lenti della Ducati, che in realtà non so nemmeno se si trovano su Amazon, devo fare una veloce ricerca. All'interno della scatola troviamo le lenti con semplicemente l'adattatore clip pinza per attaccarlo al telefono, un sacchettino per portare in giro le lenti e due lenti, una grandangolare e una fisheye. E quella grandangolare ha anche l'attacco macro, volendo. Quindi questo è tutto quello che trovate all'interno della scatola. Ma la vera domanda è: come funzionano queste lenti della Ducati? La mini carrying case non sembra super resistente, ci posso vedere attraverso, nulla di che. Penso che anche questo sia un semplicissimo rebrand di qualche cosa cinese, cioè non credo che la Ducati si sia messa a fare roba del genere. Comunque facciamo un test. Dove sei telefono? Qui c'è il mio iPhone 6S fedelissimo. Proviamo prima la lente normale. Anzi, prima di tutto vi faccio vedere questa che io uso normalmente, come si vede, come va, così poi la possiamo comparare. Possiamo usare la bottiglia d'acqua OnePlus. Mettiamo le lenti da parte un secondo e proviamo a scattare una foto così, che ha un po' di luce. Poi, già che ci siamo, testiamo anche la macro di questa, così poi le possiamo comparare. Ok, come vedete queste sono le immagini e sono immagini comunque di qualità. Facciamo una prova con queste. Prima proviamo il classico grandangolo, l'altro è di alluminio. Questo è plastica, si vede un po' di vignettatura. Facciamo la stessa prova di prima e proviamo anche la macro. Allora, non è tanto macro quanto l'altra e distorge un po'. Ma la cosa che ho notato subito è che, come vedete, rispetto a quella di prima, questa non mette bene a fuoco gli angoli. Alcune parti appunto non sono a fuoco. Ok, testiamo l'altra, sempre di plastica. Come materiale non sembra super di qualità. Ok, questo è un fisheye, quindi lascia ancora più vignettatura ai lati, cosa che l'altra invece non lasciava. Certo, sono anche più piccole, però mi si vedono le mani, bellissimo. Quasi quasi le lascio nell'inquadratura. E poi facciamone una così. Ok, direi che un'idea me la son fatta. In sostanza sono delle lenti cinesi con il logo Ducati sopra, molto semplicemente. Non so sinceramente quanto possano costare. Fatemi controllare se esistono su Amazon. Ne ho trovato uno che costa 9 euro, che però è molto simile a questo, anche se è in metallo, però non ha il logo Ducati. È un altro rebrand, perché se questo è semplicemente un rebrand con il logo Ducati di qualche roba cinese, come esattamente anche l'altro, però non è di altissima qualità. Io il link ve lo lascio in descrizione, però valutate voi in base alle immagini. Come vedete, le immagini della mia lente che uso di solito sono molto più pulite, non hanno un po' di distorsione ai lati, ma è normale, sono dei super grandangoli, però è una bella distorsione, non ha parti fuori fuoco ai lati, la qualità comunque è molto più pulita, mentre queste tendono ad avere una qualità molto più pappettosa. Quindi sicuramente sono belli, potete andare in giro a vantarvi che avete delle lenti della Ducati, che in realtà non so cosa ci sia da vantarsi. Ma ecco, questo era il primo episodio di questa serie di unboxing un pochino più particolari. Fatemi sapere se vi interessa, se vi è piaciuta, se volete vedere altri episodi, oppure se non ve ne frega niente, non devo farne mai più. E questo è quanto per oggi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di queste lenti, oppure che lenti usate voi. E noi ci rivediamo tutti i giorni qua su Apple Studio. Volevo lanciarvi qualcosa.